due gol, un assist, il secondo bellissimo gol, una vittoria che serviva ovviamente per rientrare finalmente, entrare finalmente in zona playoff, ma anche per te una grande prestazione. Sì, era, dovevamo dare continuità ai risultati che abbiamo fatto domenica e mercoledì e ci eravamo detti di vincere o di portare assolutamente punti ed è quello che volevamo tutti e alla fine i punti li abbiamo portati e sulla mia prestazione penso di oggi magari si vede un po' di più la mia prestazione perché ho fatto gol, ma penso che nelle ultime partite, pure giocando da esterno, avevo fatto delle buone partite, solo che non avevo fatto gol, però meglio così. Ho parlato pure con dei ragazzi e mi ha detto che pure il loro mister è bravo, e però oggi noi volevamo portarla a casa, volevamo vincere, e abbiamo fatto di tutto per vincere, siamo stati bravi e ci siamo riusciti. E il calcio adesso sì, mo tutti mungo perché ho fatto gol, perché stiamo vincendo, ma come d'altronde da tutte le parti, e inizio anno c'erano già un po' il sentivo delle lamentele, ma sono sempre stato concentrato e adesso però stanno venendo fuori i risultati e pure le mie prestazioni. Sì, ma oggi abbiamo giocato tutti bene, perché se non mi arriva in giusto tipo la palla di Bombaggi, ma non l'ho messo direttamente in porta, bastava solo stop, lasciando stare il secondo che magari ha sbagliato il portiere, sì, avevo fatto una bella azione, però se il portiere rimane in porta non è scivolato, la prende, ma diciamo che oggi tutti volevamo vincere e la volevamo portare a casa e tutti secondo me abbiamo fatto una grandissima partita. Con queste tre vittorie consecutive cambia la classifica, ma cambia qualcosa anche nella vostra consapevolezza? Sì, più in noi, perché noi la classifica non la guardavamo prima e non la guardiamo nemmeno adesso, perché non è dopo 10 giornate che si guarda la classifica. Qualcosa in noi cambia perché sono 3 partite che portiamo punti a casa e portiamo entusiasmo nello spogliatoio, a Teramo e tutto.